Firmato in prefettura a Rimini un protocollo sulla sicurezza che coinvolge tutti i comuni della provincia per il controllo del territorio, in particolare da Nelson Bova. C'è un precedente recente, l'accordo con gli albergatori per monitorare i subentri anomali che nel territorio riminese ha funzionato, al quale si aggiungono discoteche e gioiellerie, soggetti privati che collaborano con le forze dell'ordine per incrementare il controllo del territorio e contrastare la microcriminalità. Il protocollo voluto dal prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza estende questa collaborazione pubblico-privato a tutti i 27 comuni della provincia di Rimini, inclusi i nuovi acquisti Montecoviolo e Sassofeltria. Un accordo per la sicurezza integrata, partecipata e urbana. Il cittadino e le forze dell'ordine, che possono a loro volta essi stessi diventare un canale di comunicazione con la polizia urbana, con i carabinieri, per andare ad individuare o denunciare quei fatti specifici che possono essere utili per le attività investigative. Tra gli ambiti di intervento, lo strumento qui poco presente del controllo di vicinato è un maggior utilizzo della videosorveglianza privata grazie a una deroga al regolamento sulla privacy. Un cittadino, un operatore, un commerciante non poteva installare la videocamera orientata su suolo pubblico. Grazie a questo protocollo e all'impegno del prefetto sarà possibile, previo progetto approvato dalla prefettura, poter dotarsi di queste telecamere. Questo ovviamente dà una grande mano, per chi lo vorrà fare, a proteggere se stessi e a proteggere anche la comunità.